il mare affascina tutti quanti, non è una prerogativa soltanto dei giovani, ma è una prerogativa degli anziani, anche perché, vede signora, il mare dà la possibilità anche agli anziani come me, io ho 68 anni, di poterlo frequentare. Non faccio più, diciamo, non partecipo più a gare agonistiche, perché c'è un'età per ogni cosa, però il mare mi dà la possibilità, e lo ringrazio di questo, di frequentarlo con autorespiratore. Mi sono messo in pantofole, però lo frequento lo stesso. Che ne pensa di questi nuovi record che vanno sempre più giù, giù, giù? Giuro, vedo, nel 1960 io mi trovavo a Nervi, avrei dovuto effettuare un tentativo di record fuori Punta Chiappa, fuori Portofino. E un pomeriggio aspettavo un mio amico, solitamente puntuale, Giulio Marcanti. Quel pomeriggio il mio amico tardava. Appena è arrivato, mi ha detto, Enzo, ho incontrato a Genova un mio amico, ufficiale medico della Marina Militare Francese, il dottor Cabarrù. Stai attento, mi ha detto il dottor Cabarrù, appena ha saputo del tuo tentativo di record. Di a Maiorca che non superi mai i 50 metri, se non vuole essere schiacciato dal mare. Io penso che in mare non ci sono quei confini assoluti, quei limiti assoluti che si preconizzavano un tempo, non superare i 60 metri, non superare i 70 metri, non superare gli 80 metri. In mare ci sono quei confini relativi, quei confini individuali. Se i 101 metri sono stati per me un record e sono stati per me un limite, mio limite, non lo sono stati per Pellizzari, per esempio, non lo sono stati per Genoni. Ma che cosa è dovuta? È una trasformazione ginnastica, no, una particolare no. Forma di allenamento? No, io sono, questa è un'idea mia particolare, non è diversa la tecnica, che la tecnica per sapore è sempre quella, è diverso l'uomo, è diverso l'approccio dell'uomo nei confronti del mare. Mentre prima aveva l'uomo la cenere dell'umiltà cosparsa sul capo, oggi questa cenere dell'umiltà l'uomo non ce l'ha più. Il punto è questo, padre mio. Secondo lei? Secondo me, certo. Io non sono un profeta comunque. Scusi, una domanda. Ci può parlare quando è stato al triangolo delle Bermude? Cosa è successo? Io ho letto sì. Che, non so. Sì, il triangolo delle Bermude. Di particolare non è successo niente. Ci siamo mossi in un mare splendido, in un mare bellissimo. E abbiamo visto il famoso muro di Bimini, che Bimini è la prima isola bahamense di fronte a Miami, vista da Miami 70 miglia. Poi siamo stati ad Andros, abbiamo visto i buchi blu, immaginate delle cisterne enormi che da un basso fondale di 2-3 metri, bianchissimo, con la loro profondità, che sono profonde alcune 20 metri, altre 30, altre 50, altre 600 metri, contrastano vivacemente contro il biancore circostante, proprio perché sono di colore blu per la profondità che loro conferisce il mare. Sono sabbie oppure? No, è roccia. E sono tutte percorse da una fitta rete di canali, di gallerie, di tunnel, che le mettono tutte quante in comunicazione l'un con l'altro, tanto vero che gettando 5 kg di fluorescina in uno, fluorescina rossa, e tutte quante si sono colorate, perché tra l'altro sono percorse da correnti, elementi abbastanza violente, pericolose. Poi quello che mi ha attestato la mia curiosità, la mia meraviglia, è che per esempio nel triangolo maledetto, chiamiamolo così tanto per usare una definizione molto, molto in voga, nel triangolo maledetto spariscono navi, spariscono aerei, infatti fuori Bimini pare che siano spariti, no, cioè sono spariti realmente. 6 aerei dell'aeronautica militare, 6 aerei decollati da Fort Lauderdale, che è una base dell'aeronautica distante da Miami 200 km, sono spariti nel dicembre del 1945, non se ne è saputo niente completamente, né sono stati mai ritrovati. E un'altra cosa che mi ha incuriosito è che nel bel mezzo dell'arcipelago bahamense ci sono delle isole Andros, un nome familiare, Eleuteria. Nome
a noi familiare. Atlantide? È la guerra degli Atlantidei contro gli Ateniesi? E chi lo sa? Perché escluderlo? Grazie. Perché? Altro che vuole chiedere qualche altra cosa, non so. Io ringrazio il senatore, veramente è stato gentilissimo e esauriente nel suo discorso e voglio dare un modestissimo nostro, no, perché così lei si ricorda del nostro centro studi. Ecco, io con questa... Sì, prego. Io devo adempiere ad un obbligo. Io la pregherei, signora, veramente. Lei ci dovrebbe fornire una giustificazione scritta che noi dobbiamo seguire ai nostri nipoti. Sì? Noi gli altri giorni non siamo venuti per un semplicissimo, pur avendo ricevuto il vostro cortesissimo invito, per un semplicissimo motivo, che aiutiamo i nostri nipoti nei compiti. Uno studia latino e greco, l'altro studia latino soltanto, più la matematica. Quindi noi siamo impegnatissimi nei pomeriggi scolastici. Lo dico per cui la giustificazione la aspetto, signora. Che questa è la chiusura, la chicca finale di questa maratona, perché così la voglio definire, questa nostra rassegna. Una rassegna che ci ha visto, tutti i soci del nostro, tutti i soci del Centro Studi Turiddu Bella impegnati quasi tutti in prima persona. Ma oltre ai soci abbiamo avuto anche altre persone simpatizzanti, altre persone che hanno mostrato un interesse sia per quello che noi abbiamo fatto, sia per l'organizzazione della mostra stessa. Ecco, adesso volevo dare un tangibile riconoscimento, povero però quel tanto quanto basta appunto ad essere un ricordo di questa maratona, continua a chiamarla così. Ecco, comincerei con il... Ops, cosa aspetto? Con il nostro caro professore Angelo Giudice che ci ha fornito la splendida collezione, una briciola, proprio un briciolino della sua vastissima collezione di conchiglie che avete avuto modo di ammirare in tutti questi giorni, una collezione scientificamente veramente corretta. Abbiamo visto con tutte le indicazioni conchiglia per conchiglia e quindi la ringraziamo profondamente per il suo contributo. Non meno l'altro fratello, il fratello Pasqualino Giudice che ha illustrato ieri sera, mi pare sia stato ieri sera ci ha illustrato facendoci venire un bel po' di appetito i cibi non tanto di Siracusa di oggi quanto quello che succedeva nella Siracusa del passato, illustrando quali erano i principali cibi e il vino che si usava e anche le usanze, i costumi di questa arte, perché tale è la cucina. Quindi la ringraziamo vivamente per il suo interessamento, per la sua collaborazione. Io vorrei, non so, vedere un po', abbiamo qui anche presente
la nostra carissima socia professoressa Maria Rosa Maresani, che ci ha intrattenuto con una relazione relativa alla letteratura e il mare. È partita da molto lontano, è partita da molto lontano, da quando, cioè, dai miti, dalle leggende, per passare poi a fare tutto un excursus del periodo greco, romano, poi anche di altre letterature, fino poi a soffermarsi in modo particolare sulla letteratura siciliana, riscontrando purtroppo poca affezione da parte degli scrittori siciliani per il mare. Ne ha detto i motivi, io in breve voglio ripeterli. Ecco, soprattutto il fatto che il mare per la Sicilia ha significato l'arrivo di dominazioni straniere, l'arrivo dei pirati, e significato soprattutto la partenza dei propri uomini o delle famiglie intere per l'estero, per l'emigrazione. E quindi forse per questo non è visto nella sua bellezza, ma piuttosto nella sua solitudine, senso di solitudine e di tristezza. Ne hanno visto la necessità e la bellezza. Quindi la ringraziamo ancora. Io approfitto di poter prendere in mano il microfono perché mi sembra giusto, non doveroso, ma simpaticamente giusto ringraziare anche la musica, la nostra presidente Maria, perché veramente si è prodigata con un entusiasmo che nessuno di noi ha avuto, con abnegazione si è prestata in questi giorni, in qualunque momento, e nei giorni precedenti per l'organizzazione, aiutata da alcuni nostri simpatizzanti, soci e collaboratori che hanno permesso di mettere insieme questa cosa che è partita con molto scetticismo, ma direi, insomma, ci è sembrato riuscire piuttosto bene. Comunque un grazie a Maria, veramente, di cuore. Molto gentile la collega e l'amica, molto gentile. E in effetti ho avuto una collaborazione formidabile da parte dei miei soci. Anzi, anche se non ho apprestato per lui nessuna targhetta, mi sento di chiamare qui il professore Luca. Prego, si accomodi. Professore Luca, il quale è stato il direttore artistico di questa esposizione. Esporre così, no, va bene. Un ringraziamento anche senza targa. Sarebbe stata superiore. Ecco, anche senza targa. Ecco, appunto. Siamo stati effettivamente gli operatori, è l'autore del quadro, della pittura, il quadro che sta lì sulle scale e che poi è stato oggetto del nostro manifesto e della nostra locandina. E poi è stato l'esecutore materiale di gusto, cioè ha dato la sua impronta artistica alla costruzione di tutta la mostra. Quindi lo ringraziamo. E va bene, adesso passiamo al giovane Alfredo Milazzo, che veramente è stato un pilastro di questa nostra. Non solo ci ha aiutato a montare, a portare le cose fisicamente e materialmente, tutti i santi pomeriggi, appena smontato dal lavoro, è venuto qui a fare i filmati, ci ha offerto la bellezza delle sue fotografie e delle sue diapositive subacquee, non ho parole per iniziare questo momento. Ecco, adesso qui io mi trovo, non so, dicono che stanno per arrivare, quindi non vorremmo anticipare, ma dovrebbe esserci Antonello Messia, Antonello Maltese, che è in
intanto è l'autore, cioè non è lui l'autore, lui è l'erede di queste immagini, di fotografie d'epoca del padre e del fratello Enzo e Angelo e Renzo Martese sono gli autori delle foto e che sono in possesso del signor Martese, che è di Antonello Martese, che ce li ha gentilmente fornite per arricchire il nostro studio, il nostro lavoro sulle tonnare, perché noi questa mostra, come è stato già detto Anna di Mito, scaturisce da un anno di ricerche e di studi. Naturalmente abbiamo puntato soprattutto su quegli aspetti che ormai sono in decadenza, perché come centro studi di tradizioni popolari abbiamo voluto mettere a fuoco quelle situazioni, quei mestieri, quelle attività che oggi non ci sono più. E la tonnara è una di quelle che purtroppo nel siracusano è stata completamente persa. Quest'anno il barone Bruno di Belmonte ha cercato di fare qualcosa, di montare, però ha avuto avverse non solo le istituzioni, ma ha avuto avverso anche il tempo, perché ci sono state delle correnti così forti che hanno rotto le reti, hanno portato i tonni in un altro posto, insomma totale ha preso 2 tonni e ha smontato dopo 20 giorni la tonnara, per cui ecco, forse era l'ultima speranza questa di averla. Non sappiamo se l'anno prossimo la rifarà, quindi sono delle cose che stanno per scomparire. E io sono felice di dire una cosa, abbiamo avuto almeno 150 ragazzi al giorno, perché di mattina era dedicata alle scuole, ragazzi che hanno prestato la massima attenzione a tutto quello che è stato proposto da noi, e speriamo, ecco, io in questa speranza come insegnante ci credo profondamente nei giovani e in quello che loro potranno fare nel futuro. Speriamo che questo piccolo nostro intervento sia servito a far capire che c'è qualcosa da salvare, qualcosa da mantenere viva nella memoria. Quindi volevo ringraziare Martese, gliela daremo appena viene, perché so che deve arrivare. Un'altra persona che mi ha detto che sarebbe arrivata verso le 7:15, sono le 7:10, ma io non posso fermarmi qui oltre il tempo. E Tonino buonasera, che domenica ci ha allietato con i suoi canti. Ah, ecco, vedo arrivare il signor Maltese, prego, si accorga, lo stiamo aspettando lei. Prego. Io ho cercato di fare come Pippo Baudo a allungare il brodo, ma non sono Pippo Baudo, oltre un certo limite non sono potuta più arrivare, quindi è un pezzettino, un ricordo per lei, perché si ricordi di questa nostra associazione. L'opportunità di partecipare a questa manifestazione è stata, penso, molto interessante e molto gradita. Sì, ecco, dicevo proprio questo, che veramente ha avuto un successo che io, ero sicura di meritare della mia modestia, però non ero sicura di averlo questo riconoscimento. Però purtroppo effettivamente c'è stata un'affluenza di pubblico e, come dicevo poco fa, anche di ragazzi, che ci ha tutti quanti, quelli che abbiamo lavorato, ci ha veramente riparato. Grazie. La ringraziamo di cuore. Dicevo, si tratterebbe di aspettare altri 5 minuti, però ecco, io lo dico, poi eventualmente quando viene la ritirerà così. Ecco, ci ha allietato l'altra sera, domenica, con i canti, alcuni canti del mare, alcuni canti di terra che ci hanno sollevato un po' lo spirito. E quindi volevo ringraziarlo a nome di tutti i soci della nostra associazione. Ecco, e qua? Hai visto? Lo so fare! Lo so fare,
Devi venire subito perché la gente sta aspettando. Tonino. Sì, mi aveva detto alle 7:15 perché poi deve, lui ha lasciato il salone da barba proprio per venire qui a salutarci e quindi deve poi ritornare. No, senza chitarra questa volta è soltanto. Signori, buonasera a tutti. Ringraziamo, io già ho detto quasi tutto, come dicevo, ho allungato un brodo, nell'attesa di vedervi arrivare. Quindi ecco, adesso a nome di tutti i soci ti offro una targa. La prende il bambino. La prende il bambino, ecco, che per il ringraziamento della vostra, del vostro contributo. Anche di quel ragazzo, di quel giovane, adesso lo devo dire, è un maestro di violino, e che i signori che erano presenti lo hanno apprezzato. Bravo veramente. Bravo maestro. Bravo maestro. Sì, ma una giovane fa, l'altro non è girato. Ma gira da sé. Io magari ci si deve vedere che il centro studi che se la offre. Forse è finito. E va bene, dopo abbiamo la telecamera che ci hai controllato. Semplicemente la voglio ringraziare per la fiducia che sì, è finito. Sapevo dove si metteva la mia luce. Voglio ringraziare anche l'amico 30. Qua, il maestro Marco, che mi ha dato la sua disponibilità a tutto un momento perché non era previsto, e anche il mio figlio Antonio, che è la nuova leva. Speriamo di farlo diventare bravo quanto papà e più di papà. Grazie. Ma sei a porta poi. Anche se non è presente, spero ancora di continuare. C'è un'altra persona che fino adesso non è figurata in nessuna delle nostre serate. È il signor Buongiovanni Sebi Buongiovanni, che ha appoggiato questa nostra iniziativa aiutandoci anche per la stampa e in qualche cosa di cui veramente abbiamo avuto bisogno. Quindi so che deve venire, però ripeto, anche perché è una persona che è impegnata un po' nella sua campagna elettorale, quindi ha i momenti contati, non so se arriverà e quando arriverà. Io intanto qui davanti a voi pubblicamente lo ringrazio per l'appoggio che ci ha dato, per la il sostegno che ci ha dato per... E allora la mostra ufficialmente chiude i battenti, ufficialmente, però per i ragazzi ho dovuto allungare i giorni perché le richieste delle scuole sono state tutti coloro che amano le tradizioni e che li vedono come fonti di insegnamento per il nostro domani, ecco, quelli devono frequentare il nostro centro, perché stiamo cercando di fare un po' di tutto, sia per la lingua, sia per le tradizioni non solo del mare. L'anno scorso abbiamo fatto la terra, abbiamo visto il grano, l'olio, ecco, e continueremo in questo nostro percorso alla ricerca delle cose non perdute, ma che presto si perderanno. Grazie ancora. Iniziativa di natura culturale che vogliamo sottolineare con un servizio, ed è questa mostra che riguarda il mare, organizzata dal Centro Studi Turiggio Bella. Un'occasione interessantissima per capire una delle origini della realtà siracusana, il mare.
il mare che è così importante per questa città. E nella iniziativa che è stata assunta dal Centro Studi Popolari Turiddu Bella, una rassegna di cultura, tradizione, arte e sport dal titolo Mare Nostrum, c'è stata la possibilità di approfondire da tutti i punti di vista il rapporto di Siracusa con il mare. Il professore Giudice ha parlato delle conchiglie e dei coralli siracusani, gli eredi maltese hanno dato a questa mostra le foto d'epoca di Angelo e Renzo Maltese, Alfredo Milazzo le foto subacquee, Maria Bella la documentazione fotografica su mite e tradizioni del mare, Rosaria Lucca ha messo i suoi modellini di gozzo siracusano, mentre l'avvocato Piero Figliolei, grande uomo di cultura, ha parlato del mare dei siracusani. Una rassegna multimediale anche all'interno di questa iniziativa, Fabio Raudino sulla tonnara di Capopassero e preparazione delle reti attraverso diapositive, Annalena Lippi Guidi sulle tonnare siracusane con un filmato, poi Maria Rosa Malesani, il mare e la letteratura siciliana, ancora altre iniziative, lo stesso Raudino sull'ambiente delle tonnare, illustrato questo ambiente con diapositive, mentre il documentario di Linea Blu ha illustrato la pesca dei tonni e delle lambuche. Corrado Di Pietro e Anna Maimone hanno presentato il libro di Giuseppe Cavarra, La leggenda di Colapesce, mentre Alfredo Milazzo ha parlato della pesca illustrata da diapositive. Gli eredi maltesi hanno portato le foto sugli artigiani del mare, Tonino Buonasera invece i canti del mare, un intrattenimento musicale. Poi Maria Bella di nuovo per religione, miti e mostri del mare e il documentario della RAI, La Mattanza. Ancora Maria Bella e Pasqualino Giudice sul mare e le sue tradizioni. Poi le saline dei Pantanelli attraverso diapositive, quindi Vincenzo Di Falco sulla coltivazione del sale, Umberto Maria Garro sulle tonnare, una rassegna multimediale quindi molto significativa, mentre il grande Enzo Maiorca ha parlato del mare e dello sport. Molti ragazzi delle scuole hanno visitato questa mostra, come dimostrano le stesse immagini, mentre noi abbiamo a conclusione di tutto ascoltato proprio Maria Bella. Mare Nostrum, una rassegna di cultura, tradizione, arte e sport, è giunta alla fine questa mostra, molto bella, molto interessante, molto articolata e complessa, visitata da moltissimi alunni delle scuole di Siracusa. Ecco, il Centro Studio Turiddu Bella, di cui è presidente Maria Bella, intanto alla quale chiediamo chi era Turiddu Bella, così farlo sapere ai siracusani che non lo sanno. Sì, penso che ormai i siracusani si siano abituati a questo nome, perché già da 10 anni si tiene a Siracusa il trofeo Turiddu Bella, da cui poi è nato il nostro centro di tradizioni popolari. Turiddu Bella era un poeta di poesie popolari e non, ma soprattutto la sua fama l'ha avuta con la poesia dei cantastorie, perché ha lavorato con i più grandi cantastorie esistenti, tipo Orazio Strano, tipo Busacca e tantissimi altri, vincitore per moltissimi anni del trofeo, non è un trofeo, è una manifestazione che si tiene sempre in Emilia Romagna, trovatore d'Italia, diciamo. Ecco, in suo nome è stato aperto questo centro, che vuole un po' rispecchiare quella che era l'indole e gli interessi che aveva Turiddu Bella, per questo porta il suo nome. Cioè, ecco, l'amore profondo per la Sicilia, per il dialetto siciliano, per la lingua siciliana e per tutte le tradizioni che sono la fonte del nostro sapere. Ecco, qui tutto è centrato sul mare, quindi abbiamo visto bellissime foto della tonnara di Santa Panagia, la foto maltese, un grande fotografo che appartiene alla storia, diciamo, anche dell'arte forse siracusana, e poi c'è di tutto, insomma, quindi ci saranno altre occasioni, penso, per poter vedere questo bellissimo materiale. Sì, è un qualcosa di molto composito ed è il risultato di tutto un anno di studi fatti dal nostro centro, perché così come altri anni ci siamo dedicati allo studio della campagna, quest'anno il tema principale è stato il mare, quindi siamo andati direttamente a visitare i luoghi del mare, e infatti quelle fotografie sulle reti stanno a testimoniare, siamo stati quando si è aperta la tonnara di Capopassero. Abbiamo chiamato qui da noi a fare delle conferenze dei validissimi personaggi come l'Annalena Lippi Guidi, che ci ha parlato delle tonnare dal punto di vista storico, come il Baglieri, l'avvocato Baglieri, che ci ha proposto effettivamente una vasta gamma di notizie interessanti sulle zone umide e sulle saline. Leggo anche Enzo Maiorca. Sì, Enzo Maiorca, che è venuto proprio ieri a darci il suo apporto, anche
rapporto anche di esperienza. Beh, i ragazzi sono sempre vivaci, questo è buono, quindi tutto è stato accolto bene, perché qui ci sono Guardi, appunto ho detto forse un insperato, perché dico insperato? Io in questo anno di studio ho visto un tepore assoluto da parte dei siracusani all'argomento e temevo che questo tepore potesse poi riflettersi in questa rassegna. Invece devo dire che mi ha stupito, perché c'è stata un'affluenza di pubblico, non solo, quasi a gara, cose che noi non pensavamo neanche di poter recuperare e che spontaneamente ci sono state date e offerte, proprio sfatando quella che era la mia... è un grande incoraggiamento a continuare per i prossimi anni. La campagna, il mare, cosa vedremo l'anno prossimo, non lo so. Forse la letteratura. Letteratura popolare, naturalmente, sì, che poi è la più autentica. Sì. Grazie e molti auguri. Prego.